Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo delle mini quiche con broccoli e salsiccia. Pochi ingredienti, ma vi assicuro deliziose, anche fredde. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di broccoli che io ho lessato al vapore, così che ha mantenuto anche tutti i nutrienti, pronti da essere poi ripassati in padella con la salsiccia. La salsiccia, 200 g, una mozzarella, 125 g, uno spicchio d'aglio, un rotolo di pasta sfoglia rotondo, olio e sale. Riscaldate il forno a 180 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Come prima cosa dovremo andare a formare i nostri cestini di mini quiche che conterranno i broccoli e la salsiccia. In questo modo io mi sono munita di un coppa pasta del diametro di circa 10 cm. Appoggiatelo sulla pasta sfoglia, premete bene e andate a estrapolare il primo pezzo. Prendetelo e andatelo ad appoggiare all'interno dello stampo da muffin. Come vedete, io non lo sto ungendo, non sto facendo nulla e non sto usando neanche la carta antiaderente. Bucherellatelo solamente leggermente sul fondo e continuate così fino a esaurire tutta la pasta sfoglia. Ecco qua, io ho finito di bucherellare il fondo dei nostri cestini. Dobbiamo andare ora a cuocere i nostri cestini all'interno del forno. Onde evitare che si gonfino troppo in superficie, io andrò a ricoprirli con della carta forno. Sto utilizzando la stessa che avvolgeva la sfoglia e poi appoggerò sul fondo delle biglie di ceramica, quelle che si usano comunemente in pasticceria. Lo stesso procedimento lo potete fare anche con dei legumi secchi. Continuate così fino a ricoprire tutti i vostri cestini. Questi adesso vanno in forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti. Noi nel frattempo spostiamoci ai fornelli e dedichiamoci ai broccoli e alle salsicce. In questa ampia padella ho aggiunto 2 cucchiai di olio d'oliva. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere per prima cosa l'aglio e lasciamolo dorare qualche secondo, così che l'olio si insaporisca ben bene del suo profumo. Ad una apprendiamo ad aprire le salsicce. Queste sono salsicce freschissime di Ariccia, che spesso e volentieri utilizzo qua in cucina, mi trovo benissimo, e andiamole a romperle in pezzi grossolani all'interno della padella. E con il cucchiaio di legno andiamole a rompere in pezzi più piccoli. Ora andiamo ad aggiungere le cimette dei broccoli lessate. E lasciamole cuocere e insaporire bene per una decina di minuti almeno. E nel frattempo aspettiamo che finiscano di cuocere i nostri cestini di quiche in forno. I nostri cestini di quiche hanno cotto in forno, li ho tolti, sono bollentissimi. Dobbiamo andare a rimuovere le nostre sfere. Mi raccomando, non toccatele perché sono strabollenti e io le appoggio semplicemente in una ciotola di metallo. Una volta raffreddate poi le metterò via. Continuiamo così fino a svuotare tutti i nostri cestini, che poi andranno riempiti di bontà. Mi sono portata avanti cominciando a riempire questi due primissimi cestini. Continuate così anche voi a completare tutti i vostri cestini di quiche. Riempiteli quanto volete voi, mi raccomando. Più sono pieni, più sono buoni. Una precisazione, le dosi che vi ho dato sono per 2 rotoli di pasta sfoglia. Naturalmente noi per questa sera, per cena,
prepareremo solamente questa teglia da gustare insieme, quella che avanzeranno. Sono buonissimi anche freddi, vi posso assicurare, anche come schiscetta per il lavoro il giorno dopo. Nulla toglie che i rimanenti broccoli e salsiccia li potete utilizzare con un altro rotolo di pasta sfoglia oppure anche condire un'ottima pasta. Ultimo passaggio che ci rimane da fare è aggiungere qualche cubetto di mozzarella sopra il condimento, così che andrà a sciogliersi e ingolosire ancora di più le nostre mini quiche. Continuate così fino a completare tutta la teglia. Queste adesso tornano in forno per un quarto d'ora circa, giusto il tempo che la mozzarella si sciolga e insaporisca bene tutte queste mini quiche. Io vado ad apparecchiare la tavola e ci vediamo dopo per il risultato finale. Eccoci qui, le nostre mini quiche con broccoli e salsiccia sono pronte per essere gustate. Io le ho lasciate intiepidire un attimo prima di trasferirle su questo piatto da portata. Se volete servitele con un'insalatina fresca, altrimenti anche così sono buonissime. Fredde ancora meglio. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.